Ciao a tutti, eccoci qui con il primo video della rubrica Venezia 1600. Forse non tutti sapete che Venezia ha ospitato più di una volta una competizione aerea internazionale, la Coppa Schneider. La gara, che prende il nome dal finanziere Jacques Schneider, vedeva la partecipazione di concorrenti da tutto il mondo, che si sfidavano in velocità alla guida dei loro idrovolanti. La città di Venezia ospitò la competizione per la prima volta nel 1920, con la vittoria degli italiani che praticamente erano gli unici ad aver partecipato, a causa delle avarie tecniche delle macchine dei concorrenti stranieri. L'anno successivo, nel 21, gli idrovolanti sprecciarono di nuovo nella città lagunare, con un'altra vittoria italiana, dal momento che l'unico aereo straniero, il Newport, si danneggiò durante le prove. Il Museo Collezione Salce custodisce il manifesto pubblicitario originale della Coppa del 1921. In primo piano spicca protagonista una donna vestita con gli abiti tradizionali della Venezia del Settecento. È in piedi su una gondola e sta salutando con un fazzoletto un aviatore che sta passando proprio sopra di lei. Sullo sfondo notiamo la riva degli Schiavoni, il punto della città da cui gli spettatori potevano ammirare il passaggio degli idrovolanti. L'ultima volta che Venezia ospitò la gara fu nel 27, anno in cui vinsero gli inglesi grazie all'avanguardia meccanica dei loro veicoli. La collezione Salce conserva anche il cartellone pubblicitario della Coppa del 27, in cui possiamo ammirare un idrovolante che sfreccia sopra un mare in tempesta, da cui emerge la creatura mitologica del cavallo marino imbizzarrito. Questo accostamento vuole sottolineare la supremazia della tecnologia sulla natura. In pieno fascismo, infatti, queste immagini avevano una funzione propagandistica. Servivano a celebrare il progresso della nazione e incitare il popolo a sostenere la loro patria in queste competizioni internazionali. Fateci sapere cosa ne pensate di questi manifesti della Coppa Schneider nei commenti e se vi è piaciuto il video condividetelo. A giovedì prossimo!